Marco, a questo punto cos'è successo ieri? Perché ieri non sei andato molto bene nelle qualifiche e oggi invece sei risalito come un drago. Ma ti devo dire principalmente nulla, nel senso che purtroppo avevo miei problemi fisici, sto soffrendo parecchio con le costole, per cui sono ricorso un po' ai ripari oggi. E ieri non è successo assolutamente niente, solo che non riuscendo a fare insomma quello che vuoi sul kart, paghi coi decimi, e per cui ieri ho pagato di più di quello che in realtà era la cosa. Ma come sei intervenuto? Con medicinali sul fisico o con delle modifiche sul No, sedile? con dei medicinali sicuramente, visto che ho girato pochissimo quest'inverno e ho tentato di fare test, ma ho dovuto subito fermarmi per problemi appunto fisici, e per cui diciamo che le mie prime volte di quest'anno sono proprio quella gara qua, e pian pianino sto ricominciando a prendere il ritmo. E a livello di ultima manche hai gestito a un certo punto? No, come ti dicevo, sicuramente in questo frangente sto facendo fatica fisicamente, non sono il primo a dire che non sono a posto, per cui sicuramente non stavo gestendo, ma avevo finito la benzina. Questa è assolutamente la verità. C'è chi ci vuole credere e chi non ci vuole credere, questo è così. Domanda d'obbligo: come va il nuovo motore? Visto che sono i primi contatti anche per te, ti sembra meglio, peggio, diverso dal precedente? Ma credo che siamo in una buona posizione di partenza, sicuramente ci sarà dello sviluppo da fare, perché come in tutte le cose nuove bisognerà affrontare dei nuovi problemi, però credo che in questo momento sia una buona base, e per cui spero che nel futuro insomma riusciremo a migliorarlo. Non hai paura per domani, finale lunga, costole a questo punto? Sì, avevo già paura giovedì di questo. Magari, non so, ho sentito che domani probabilmente verrà l'acqua, per cui sì, questo mi aiuterà sicuramente, perché 20, per fare 20 giri non sono, al momento non sono pronto con i problemi che ho, e per cui vediamo domani. Poi chiaramente quando una volta che sei sopra, l'adrenalina, la voglia diciamo di fare risultato, questo ti aiuta sicuramente, però devo dire che ho fatto fatica in questi giorni, e soprattutto con i dolori.